importante della Cina. No, io parlo in Italia, in Italia. E in Italia chiaramente non in Italia non si festeggia il Capodanno lunare, e quindi i cinesi in Italia, che sono molto pragmatici, poi spostano i festeggiamenti al giorno festivo, ai giorni festivi più vicini, a seconda poi anche delle disponibilità delle truppe che vengono a fare le danze del drago, del leone e queste altre spettacoli, no? E quindi per esempio a Roma e a Prato si festeggeranno il 10 con degli spettacoli nei luoghi simbolo, per esempio a Roma, a Piazza Vittorio, che è un po' il punto che forse un po' propriamente è chiamato la Chinatown romana, insomma, quindi ci saranno la danza del drago e altri balletti folcloristici cinesi, e sarà il momento appunto di festeggiamento. Ricordiamo che a Piazza Vittorio ci sono gli esercizi commerciali di buona parte della comunità cinese, e la danza del drago è un modo in cui si chiede la benevolenza del drago, che è un animale, a differenza del drago in Europa, il drago cinese è un animale che può essere anche benevolente e rappresenta l'autorità, per cui si cerca di ingraziarselo in modo, visto che poi ha anche la proprietà di gestire le precipitazioni, quindi la danza del drago è una danza in cui c'è una persona che muove una specie, una palla retta da un bastone, e questa palla rappresenta una perla, e questa perla serve per attirare il dragone. E nella Cina rurale si indirizzava il dragone verso i campi in modo che potessero essere annaffiati dalle piogge che il dragone portava, no? Quindi era un modo per rendere più fertili i campi. Nelle tradizioni più moderne si spera che il dragone entri nel proprio negozio, nella propria attività commerciale, per portare buoni affari e prosperità. Bene, bene. Ma anche a Milano ci sarà, no? Sì, anche a Milano, via Sarpi. Credo che qualche cosa. Sì, in Paolo Sarpi, che è la sede della Chinatown milanese, ed è rappresenta uno dei forse la prima vera comunità cinese in Italia. Insomma, già negli anni 20 c'erano delle attività commerciali di immigrati cinesi che venivano in Italia per fare piccolo artigianato, facevano cravatte che compravano nella vicina Como, e i primi laboratori di questo piccolo artigianato venivano fatti appunto nella zona vicino a Paolo Sarpi, che poi è diventata la sede di tante altre attività artigianali e commerciali successive, e adesso rappresenta appunto la Chinatown milanese. Bene, l'altra volta avevamo accennato a questa incredibile velocità con cui la Cina, oltre il fatto che questa crisi dei dazi sta coinvolgendo il mondo intero, perché la Cina non è una nazione qualsiasi, insomma, no? No. La fabbrica del mondo, quella che ha avuto uno sviluppo incredibile e sta continuando su questa strada, e ha grossi problemi di risistemazione,
perché la robotizzazione sta cambiando tutto, e se cambia in Cina significa centinaia di milioni di persone che cambiano lavoro, che hanno sì. problemi, quindi quel rallentamento forse è dovuto anche anche non solo ragionevole, ma forse anche necessario, no? Che dici? Beh, sì, diciamo, l'economia cinese è cresciuta, è iniziato a crescere in modo rapido sin dal 1979-80, in coincidenza con le riforme di apertura economica partite con Deng Xiaoping. Chiaramente la Cina di allora era un paese molto povero, e solamente il fatto così di introdurre una certa apertura già di per sé permetteva un grosso miglioramento dell'economia. Adesso la Cina è la seconda economia mondiale, quindi riuscire a crescere agli stessi ritmi del passato diventa molto più complicato. E poi appunto se noi vediamo le dinamiche che ci sono tra USA e Cina, le possiamo inserire in un contesto in cui gli Stati Uniti vedono la Cina come un potenziale concorrente alla propria economia, e questo qui è qualche cosa che queste schermaglie economiche sono qualcosa che costringono anche la Cina a innanzitutto a rivedere un po' il proprio modello, e alle aziende cinesi appunto a riconsiderare un po' il loro approccio ai mercati. Insomma, i casi di Huawei e ZTE sono emblematici, e insomma, sono state praticamente messe al bando nel mercato statunitense a causa delle possibili implicazioni sulla sicurezza, e adesso gli Stati Uniti stanno facendo lobbying attiva perché questi due fornitori di tecnologia, che sono adesso leader nella tecnologia 5G, insomma, stanno facendo pressioni sul governo italiano perché vengano messe al bando anche in Italia. E ricordiamo che adesso in Italia stanno partendo sperimentazioni sul 5G in alcune città italiane pilota, e in varie di queste ci si dovrebbe essere appunto la tecnologia di questi fornitori di tecnologia, appunto. Quindi queste schermaglie economiche hanno poi delle implicazioni anche qua in Europa, in Italia, e alcuni analisti sostengono che poi possano essere delle occasioni per l'Unione Europea per far sì che trovi alla fine un'identità propria e un suo standing appunto nei rapporti con gli Stati Uniti e la Cina, perché molto spesso abbiamo visto, non so, la Germania che cerca spesso di essere un interlocutore privilegiato con la Cina. Ricordiamo che tra i vari paesi europei la Germania è l'unico che ha la bilancia commerciale in attivo con la Cina. E questo qui insomma, è probabilmente sia un po' il frutto di questa politica estera, però insomma, alle volte forse sarebbe meglio che ci fosse una posizione unitaria dell'Unione Europea, perché insomma, altrimenti poi giustamente la Cina potrebbe cercare di vedere spuntare insomma condizioni migliori da una serie di attori che sono si vedono in competizione tra di loro, no? Piuttosto che un grande interlocutore unico con cui insomma un po' più
po' più complicato da gestire e se vogliamo da tenere in posizione subordinata. Bene, allora adesso mandiamo una canzone, ti ringraziamo. Senti, come sta? Voi, scusate la voce, perché stai migliorando, insomma. Sì, ho cercato così di stringere i denti e così per mantenere il nostro appuntamento periodico con i nostri ascoltatori, e spero di riuscito a mantenere una voce più normale possibile. E noi in coro ti ringraziamo. Grazie a voi, un saluto a tutti gli ascoltatori. Ciao. Ancora un po' di musica. Da poco è uscito l'ultimo lavoro del trombettista Paolo Fresu. L'album si intitola Dance Memoir Dance, dedicato a due intellettuali corsi che si sono battuti contro le ingiustizie e le disuguaglianze. Aimé Césaire, poeta, drammaturgo e politico, e Juan Nicolí, maestro elementare in Senegal. Poi attivo nella resistenza corsa. E il brano che mandiamo è appunto estratto da quest'ultimo lavoro discografico e si intitola Africa. E ascoltiamo Fresu accompagnato da Di Bonaventura e dal coro corso A Filetta. Oh,
esagerare uno dietro l'altro. Ascoltiamo.